Noi cerchiamo di avvicinare un po' tutti quanti a questi corsi di avvicinamento al vino che possiamo fare questa sera proprio grazie alla disponibilità che ci ha dato il Negramaro Wine Festival, che noi naturalmente ringraziamo per averci appunto coinvolto. Allora, iniziamo presentando un po' l'Associazione Italiana Sommelier, poi diciamo qualcosa anche sull'importanza dell'enogastroturismo, che è un fenomeno che si va consolidando sempre di più anche qui da noi in Puglia, e poi piano piano entriamo un po' nei dettagli della tecnica della degustazione, quindi esame visivo, olfattivo, gustativo, per arrivare alle considerazioni finali. E chiaramente l'obiettivo è quello di valorizzare un po' i nostri prodotti tipici di qualità del nostro territorio e soprattutto il Negramaro, che è veramente un vino di razza e lo possiamo trovare in diverse versioni, bianco, sotto forma anche di bollicine, sotto forma di rosato, un vino molto duttile che si presta molto bene soprattutto all'estate, perché ha l'eleganza del bianco e la forza del rosso, e quindi si presta veramente benissimo sui nostri prodotti tipici, dal capocollo di Martina Franca, al pesce, alle paste gratinate, alle carni bianche, va veramente alla grande con il pesce in maniera particolare. E poi arriveremo proprio a parlare del Negramaro in versione rosso, e qui abbiamo delle validissime espressioni, abbiamo delle cantine favolose in provincia di Brindisi e anche in Brindisi città, proprio il vino fa parte della cultura del nostro territorio, e quindi parleremo anche un po' di abbinamenti per poter esaltare, per poter appunto valorizzare sia il cibo ma anche il vino. Parlando di olio, oggi bisogna fare molta, molta attenzione a far percepire al consumatore quali sono gli attributi positivi. Purtroppo ad oggi il consumatore è stato educato in maniera errata, prestando poca attenzione ai sentori di amaro e piccante, che sono poi gli attributi positivi che si possono sicuramente attribuire ad un olio. Quindi l'olio è per eccellenza il prodotto più ricco di antiossidanti. E quindi più sono accentuate queste sensazioni di amaro e piccante, maggiore sarà la qualità di questi oli. Qui oggi abbiamo oli di primo livello, tre aziende, fra l'altro tre aziende che fanno agricoltura biologica, ad ulteriore garanzia di qualità e di sicurezza del consumatore. A livello di mercato il nostro olio come sta andando? Purtroppo l'olio è il cugino povero del vino, perché da 100 kg di olive vengono fuori soltanto 15 kg di olio e non riusciamo ancora ad avere ragione del mercato, perché il consumatore fa fatica a spendere 10 euro per una bottiglia di olio. Purtroppo verranno sicuramente tempi migliori, anche perché la Puglia sta attraversando un momento magico. Sicuramente si spera che il consumatore percepisca questa qualità e riesca a spendere un po' di più come già fa per il vino.